Inizia una importantissima sperimentazione di innovazione che migliorano un poco la qualità del servizio sanitario. Tutte le ambulanze di Viterbo sono dotate di un macchinario che immediatamente, quando viene fatto il referto sull'elettrocardiogramma, trasmette direttamente al reparto lo stato di gravità di salute del paziente e il codice di ricovero del paziente. Questo su malattie nelle quali il fattore tempo è fondamentale per salvare la vita e per evitare patologie, permette di evitare tempi morti di arrivo al pronto soccorso, di registrazione al pronto soccorso e di ingresso. Quindi è un'importantissima novità di innovazione del sistema sanitario regionale che ora sperimentalmente è a Viterbo, ma quello che possiamo dire è che in pochi mesi tutte le ambulanze del Lazio avranno questo servizio. Ripeto, è un'opportunità affinché si taglino i tempi e poi si eliminino al pronto soccorso inutili ritardi, perché saltando dove è necessario il pronto soccorso si ottiene anche questo risultato: tagliare minuti e togliere l'inappropriatezza a livello del pronto soccorso. Infine abbiamo visitato una nuova sala angiografica che, secondo le nuove direttive, ha di fronte un'altra sala e che comunque colloca la realtà di Viterbo tra quelle più moderne in Italia per questo tipo di interventi delle angiografie. E questo è un altro segnale che, oltre alla pianificazione e alle promesse, cominciamo a mantenere gli impegni che ci avevamo messo. Sanità di Viterbo, sempre più luogo di sperimentazione, la ricetta elettronica, questa innovazione sulle ambulanze, sì, perché si sceglie questa provincia? In questo caso è un caso, la coincidenza delle due sperimentazioni. In questo caso si parte da qui perché a Viterbo già da tempo, da postazioni fisse, cioè da altri ospedali intorno a Belcolle, questa teletrasmissione già era attiva. La novità è che ora sarà nelle ambulanze, che riguarda il 50% dei ricoveri, e quindi siamo partiti da qui perché è una sperimentazione che dietro ha una conoscenza. Però ripeto, in tutto il Lazio presto tutte le ambulanze avranno questo meccanismo, e questa è una risposta alla domanda che viene dalla sanità di offrire servizi sempre più efficienti. Grazie.